stesso a descrivere con precisione analitica questo grande e allegro dipinto dai vivaci colori. A Hollywood Hill non conoscevo molta gente e da quelle parti, quando non conosci nessuno, non ci vai nemmeno perché è facile perdersi. Ma una volta che ci vivi, hai un'altra visuale di Los Angeles. Per prima cosa, tutti i tornanti là sotto sembrano attraversare la vita e poi anche la pittura. Così cominciai Nichols Canyon. Presi una grande tela e vi dipinsi in mezzo una serpentina, perché la strada mi si presenta proprio così. Abitavo in collina e dipingevo nel mio atelier in città. Facevo la spola su e giù, 2, 3, persino 4 volte al giorno. Sentivo che, dentro di me, i tornanti si trasformavano letteralmente in carne e sangue. L'inglese David Hockney sviluppò, tanto nella pittura quanto nella grafica, un linguaggio artistico strettamente imparentato con la pop art e tuttavia non del tutto identificabile con questa corrente. Dopo aver cominciato col realizzare sintesi simboliche della banalità quotidiana, a partire dagli anni 70 tornò a rappresentazioni più naturalistiche. Anche quest'opera possiede un carattere ormai eccezionalmente tradizionale che potrebbe ricordare, almeno alla lontana, i paesaggi del fauvismo, ma anche quelli del primo Paul Klee, nel modo in cui i suoi passaggi oscillano tra realismo e stilizzazione e soprattutto il vivacissimo cromatismo. Nella descrizione di Nichols Canyon, che lui stesso ci offre, Hockney si sofferma sull'elemento della strada, in particolare sulla sua sinuosità. Questa via serpeggiante occupa una posizione di rilievo nella composizione, snodandosi lungo l'asse mediano del formato verticale. Nel contempo, il movimento serpeggiante e ascendente della strada comunica un'impressione di profondità, anche se non si può certo parlare di un'esatta prospettiva centrale. In un altro contesto, Hockney aveva messo in luce come la prospettiva centrale del Rinascimento, su cui gli uomini del XV e XVI secolo avevano fondato la loro fede in un realismo assoluto, a partire dal XIX secolo avesse perso la sua magia, tanto che i più perspicaci arrivarono pian piano a capire che lo spazio poteva essere rappresentato in un altro modo. Così la via serpeggiante richiama la conquista degli spazi che ha caratterizzato la pittura occidentale per secoli, mentre la molteplicità di vedute che si susseguono ai suoi bordi rimanda nel suo insieme ai grandi paesaggi panoramici dell'antichità. In ultima analisi, la composizione di Hockney non è tanto un paesaggio coerente, quanto piuttosto la somma di impressioni visive derivate dai quotidiani tragitti in automobile dell'artista. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!